c'è chi non ci crede che gioco! Di guarda che gioco! Quest'anno gioco con il Coccaglio Brescia in Serie A e oggi il mio lavoro si diversifica un po' nell'allenamento dei bambini, degli adulti, ovviamente nei miei allenamenti, ma quest'anno è comparsa una figura molto come dire, carismatica ma anche molto simpatica, quella di Daniele Tombolini, che oltre ad essere un amico si è scoperto anche un giocatore di talento e anche di un grande entusiasmo. Riesce con il suo entusiasmo a trascinare ovviamente di più me alle 9 della mattina che ancora dormo a giocare, ma anche si inserisce bene con i bambini, li sfidandoli tutti, ed è stata veramente una sorpresa per noi averlo con noi. È una persona molto piacevole e apprende anche molto velocemente e spesso adesso avremo l'occasione di vederlo magari nei campi da gioco, non più solo come amatore ma anche come un amatore che si spinge verso le prime gare, che sono magari quelle del CSI o delle prime serie che sono nel tennis tavolo come la serie D. E, insomma, avremo questa occasione di vederlo giocare non più con una palla grande che è quella da calcio, ma con una pallina più piccola che vediamo che comunque si riesce bene a districare. Allora Daniele, dai campi verdi di calcio ai tavoli blu e azzurri del tennis tavolo Senigallia. Sì, in effetti una volta i tavoli erano verdi anche quelli da tennis tavolo, oggi sono blu. E il passaggio è un passaggio secondo me naturale, perché avendo arbitrato ad alto livello per tanti anni ho dovuto abbandonare quelle che erano le mie passioni vere. Una tra queste più importanti è proprio il ping pong, l'altra è andare a cavallo è un po' più problematico, allora eccomi qua con il tennis tavolo e ho riscoperto una vecchia amicizia con Sabrina, perché ci incontravamo in aereo quando lei andava a giocare e giocava mi sembra in Sardegna, e quindi ci incrociavamo all'aeroporto di Falconara, poi ci siamo persi di vista e ho sempre sentito parlare del centro olimpico qua di Senigallia e l'ho considerata sempre una cosa abbastanza inarrivabile, irraggiungibile, perché per uno che è solo un amatore considera il centro di Senigallia un tempio dove solo i professionisti possono giocare. E mi sono avvicinato, ho trovato tanta ospitalità da parte di Enzo Pettinelli, che è il guru del tennis tavolo a livello nazionale. Sabrina c'è sempre, poi tante amiche e amici che mi hanno dato spago e adesso piano piano imparo qualcosa senza avere degli obiettivi chissà quanto alti, però insomma il ping pong è uno sport che stimola molto e mantiene anche molto, molto brillanti, molto, molto attivi.